Qua, guarda che nuvolone. Buongiorno a tutti. Giugno 2024, banda dello scarpone, siamo tornati. Ma come mai? Che fine abbiamo fatto in questi mesi? 2024 è un anno da cancellare, i primi 6 mesi. Troppa pioggia, acqua, tutto spiano, non abbiamo fatto camminate. E neve a tonnellate, c'era veramente tanta neve. Ma oggi, data? Primi di giugno, rimaniamo un po' sul vago. Primi di giugno. Siamo venuti in Alta Valsesia, più precisamente saremo a Carcoforo e zone limitrofe per andare a farci un bel giro, ok? Che documenteremo con una qualità video maggiore oggi e poi vi spiegheremo dopo come mai. Abbiamo novità. Soprattutto, dai, adesso è ora del caffè, dobbiamo un attimino riprenderci perché 2 ore di strada le abbiamo fatte. Ci vediamo dopo, siamo a Rimasco, questa è la diga. Di qua noi vediamo la neve, giornata splendida. Sì, posti anche favolosi. Ringraziamo la Cimalp per i gadget che ci ha mandato. Dopo un po' iniziamo ad avere anche noi le nostre cose. Abbiamo rifiutato National Geographic. Sì. Ragazzi, al momento no, però riscriveteci e noi verremo ben volentieri. Siamo da queste parti, quindi come sempre diciamo grazie a chi vorrà regalarci una casa in questi luoghi, e quindi va bene, dai. Nella Val Sermenza, dai, che cavolate ne abbiamo sparati, ok? Buon caffè e a dopo. A dopo. Punto di partenza dell'escursione è Carcoforo. Siamo nel parcheggio di Carcoforo. Pappo sta già guardando quelli che possono essere i sentieri. Abbiamo già anche il GPS cartografico per la nostra sicurezza, molto bene. Ti faccio notare, dica. Sentiero 122. Sentiero 122, ma soprattutto, caro il mio amico Pastorello, guarda qua cosa c'è scritto: ente di gestione delle aree protette Valsesia, Parco Naturale Alta Valsesia e dell'Alta Val Strona e del Monte Fenera. Quindi, caro mio, oggi attivazione Parks on the Air. Dica? Ho le scarpe nuove oggi perché sì? Le mie le ho lasciate qua dentro. Ah, ok, sì. Va bene, il buon Patrizio la lasciate lì. No, non è vero, non ha fatto sta cosa. Va bene, dai, buon giro. Ci stavi dicendo, Pastorello? Allora, partenza Carcoforo, noi siamo qua, sentiero 122. Alpe Piovale ci dà 1 ora di percorrenza, 1600 metri. Sì. E poi la nostra meta è il Colle d'Egua, a 2002, che è qua. Sì. Se neve permettendo ci arriviamo. Nella peggiore delle ipotesi ci fermiamo all'Alpe Egua, sì, e proviamo a fare l'anello di rientro, proviamo. Ma vediamo. Proviamo. Va benissimo, dai, ok. Leave my thoughts on the table. Set my keys by the door. All these fortune and fate. Don't think they need us no more. In my head like a blitzkrieg, on my heart like war. Coming back for your heart now. Is this one ain't mine anymore? Like an angel in white on the way. Can you be like a drone straight from a song that I've known all along? Can you take the islands just pulling apart the waves as I fall into your arms? Tearing up roses as daylight approaches, just hoping to be what you want. Up with your bare hand, like some pillar of God. On this road that you wander, burning like some bottle rocket. Let me fight for your honor, raise a wall for your truth. When I come home to you.
Dopo 50 minuti di cammino, 1,8 km di percorrenza, siamo arrivati in questo punto che ci indica Colle d'Egua, ma anche cosa, pastore? Rifugio Boffalora, che è praticamente qua sopra di noi. Il rifugio Boffalora, che è qua in alto, penso riusciate a vederla. Ma noi ovviamente procediamo. Ritter Sport salato. Dopo un'ora di cammino lo spuntino ci voleva, La bomba. Un'ora e 15 di cammino e siamo ad Alpe Egua, 1738 metri di altitudine. Compriamo qua, Pappo? Compriamo qua? Cosa? Casa? No. Cioè, compriamo. Vediamo se qualcuno la regala. Veniamo a dormire un paio di volte. Va bene, ok. Tanto non c'è neanche tanta neve. No, vabbè. Per essere comunque fine marzo. Porca vacca. Mamma mia. Andiamo giù col Bob di qua, ci avevamo la forza di portarlo. Bob è l'abbreviativo di Roberto. Sì. Signori, noi per non sbagliare arrampichiamo, Papo? Com'è? Si arrampica? Sì. Tanto è bello perché... 2 chilometri l'abbiamo fatti in pianura. Sì. Esatto. Esatto. Siamo partiti di là, dal buco. Sì. Arrivare alla neve. Scusate questi cambi di tono di Pastorello, ma gli faccio sempre gesto di alzare il tono perché sennò non si sente. No, ma ragazzi, ma guardate quanta neve c'è, siamo a 1700 metri, E noi che puntavamo ad arrivare a 2007 sì, oggi. Sì, sicuramente. Sì. Amici e amiche, questo è il Piemonte da visitare assolutamente. Ma qua la cascata, che comunque tu dici, vabbè, di vicino, sì, ma qua la cascata magari un'ora. Stiamo rimembrando così, proprio perché comunque è stata una passeggiata fantastica, il Colle dell'Inciausa in Valle Maira, che salutiamo. A livello proprio di Visit Valle Maira. Ci salutiamo e non ci vedrà mai. No, ci vedrai come. E facciamo delle proporzioni e il Colle dell'Inciausa, 2700 metri, è stato carino. E soprattutto Nick, il nostro compagno di viaggio, se lo ricorda per bene. No, ma abbiamo fatto un pezzo che stavamo gattonando per terra. Sì, non è una battuta, credeteci, non è una battuta, ma per dire la pendenza. Era verticale e non ce la facevamo. Ma chi ci ferma? Pezzettino un po' wild, che non fa mai male. Che silenzio e che innevamento, stava dicendo il buon Patrizio, il buon Pappo. No, bello, ci piace molto questa parte di Piemonte, non l'avevamo mai visitata, vero? No. Sarà la prima di tante volte, ci sono anche un paio di amici che comunque la praticano e quindi sicuramente ci torneremo. Tanto Pappo è un continuo, togli il cappello, metti la maglia, togli la maglia. Asciugando. L'asciugamano da Luciano Pavarotti. Ci sta, però bello. Quanto ci manca, Pappo, presso poco all'arrivo? Aspetta, eravamo 1.900, in teoria il collo è 2.200, quindi secondo me è un centinaio di metri. Un'oretta ancora? Un'oretta perché arrampica abbastanza, sì. Va bene. Siamo veramente immersi nella natura. C'è ancora tanta neve, ci sono tante tracce di animali che sono passati, forse anche di qualche uomo, dice Pappo, perché comunque sono molto in fila, in sequenza, quindi lui dice così. Altre tracce di qua, di animali. Noi stiamo seguendo delle tracce di sentiero per arrivare in questa sella qua, che è il Monte Colle? Colle d'Egua. Colle d'Egua. E vediamo poi da lì se continuare o meno. Allora,
Bivacco col Degua 2239. Com'è, pastore? Guardate un po' di neve c'è. Ne abbiamo di neve? Ma proprio poca poca. Sì. Abbiamo dovuto montare i ramponcini perché comunque c'era un po' di neve durante il percorso, però ce l'abbiamo fatta. E abbiamo anche quindi qua la catasta di legna, potete vedere la catasta di legna. E adesso aperto, Pastorello ci invita a pranzo. Bivacco col Degua, venite. Allora, pensavamo di non trovarlo perché era sommerso dalla neve, ma nella realtà riusciamo a usufruirne. Vabbè, la luce balla un pochettino perché molto probabilmente il pannello non è completamente carico. Entrate, venite pure. È molto bello e completo. Addirittura hanno lasciato l'acqua per eventualmente rifocillarsi nel caso qualcuno volesse. C'è un piano, un fornello dove eventualmente preparare qualcosa, caffettiere, e ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 posti letto. E si sta anche bene, vero Papo? Sì, qua dentro. Qui è diventato discretamente. Molto, molto bello, molto bello. Lo consigliamo. C'è la stufa e c'è fuori anche la catasta di legna nel caso in cui vogliate, accendere la stufa. Molto, molto bello e completo. Lo consigliamo. Quindi abbiamo già il Pappo che sta autografando, in qualche modo lasciando traccia del passaggio della banda dello scarpone, vero Pappo? Sì. Ma soprattutto a breve dovremo fare una cosa essenziale, che non è necessariamente l'attività porta parsondiere, ma mangiare. Tweet. Mangiare. E vabbè, caro pastore. Ci sto tranquillo. E vabbè, signori, sì, andiamo in un rifugio. No, andiamo a mangiare. Allora, innanzitutto ci vuole sempre pulizia, ok? Laviamoci le mani. Ok. Abbiamo lavato le mani, via. Asciughiamo le mani. Visto che siamo fermi, ci può anche togliere la mano. E poi. Ma quel coso lì, quel ristorante lì, è buono perché è referenziato. E qua questo ristorante com'è? Ma è il rifugio, no, lì abbiamo mangiato bene, si dorme bene, gestito bene. È comodo perché si arriva con la macchina a pochi metri. Qua, allora, signori, gli ho lasciato il dito perché ho preso uno sdrucciolone prima, vabbè, ma sono cose un po' particolari, Papo non sa niente, io non c'ero, se c'ero dormivo. Vi dico solamente questo. Allora, andate al ristorante, fate quello che volete. Stiamo scherzando ovviamente, perché pieno rispetto per chi ci va e per i ristoratori. Però vi posso dire che un panino con la pancetta coppata, o no, pastarella? Allora. Aiata. Ah, 2200 metri. Venite e capite. Buon appetito. Il setup di oggi è sicuramente il piumino per Pappo che sta congelando, vero Pappo? Ecco, non dice niente. Va bene. Vabbè, 705 tasto telegrafico e antenna EnFed. Sono riuscito a lavorare tranquillamente 11 QSO e quindi adesso facciamo bagagli e torniamo a casa, anche perché fa freschino, vero Pappo? Fa parecchio fresco. Bene, dai, si torna allora. Molto bene, un altro bivacco l'abbiamo visitato, abbiamo lasciato anche una piccola offerta perché comunque usufruendone bisogna ricordarsi di
del vantaggio che si ha nel trovare comunque una struttura. Quindi caro bivacco col Degua a metri 2239, si riparte, dai papo, andiamo! Andiamo? Se nel frattempo papo ci vuoi dire qualcosa per quanto riguarda l'attesa durante la quale il boss ha fatto attività pote a Parkson di Air chiudendo 11 obiettivi. Ah, perché l'hai fatta? Ah, pensavo, non ti... No, pensavo di no, perché mi sono addormentato sulla catasta di legna. Ho capito, ho In capito. Questo momento le dita e i piedi le ho portate. Ma dai, ma dai, ma va, dai, cammina su. Fa revisionare. Esatto. Guarda che nuvolone. Magari riusciamo anche a prendere acqua. No, a far vedere un pochino di panorama che abbiamo comunque vissuto. Ok, benissimo. Allora, la strada del ritorno, come potete vedere, è ben segnata, ci sono i segnavia. Quindi siamo nel sentiero giusto e sì, abbiamo fatto un pezzettino con un po' di neve, ma consigliamo i ramponcini sicuramente. Però per il resto, dai, è tutto fattibile. Il giro prosegue sempre seguendo quelli che sono i sentieri segnalati. E magari avremo ancora un pezzettino sulla neve, ma per il resto va bene. C'è un po' di annuvolamento, le previsioni l'avevano preannunciato, ma arriveremo alla macchina ancora prima che si possa verificare qualunque fenomeno atmosferico. Allora, stiamo arrivando al rifugio Boffalora. Non lo sapevamo, però l'abbiamo trovato sul sentiero, perché in ogni caso abbiamo fatto una piccola variazione di percorso, che penso, non prendete per vero quello che sto dicendo, sicuramente sarà aperto nel periodo estivo, ma comunque presenta anche un ricovero, un rifugio invernale, vero Pappo? Cos'è il rifugio? Boffalora, c'è il bivacco invernale. Ah, bivacco invernale. Stiletto, guarda un po'. Club alpino italiano, quindi CAI, sezione di Boffalora Ticino, locale invernale. Quindi adesso non riusciamo a darvi più luminosità, comunque è già buona. Guardate che bello. C'è la luce. Ah, ok, no, giusto, c'è il buon pappo che l'ha accesa, mannaggia. Perfetto, quindi va bene, dai, cavolo, bello, 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 molto, molto, molto bello. Utile. Sì, sì, arrivi, non sai in che modo, tra virgolette... C'è neve o fa freddo, sì, o sei, sì, in difficoltà. E invece questo è proprio il rifugio Boffalora, Ticino. Quindi... Sì, sì, no, molto bello. Cavolo, molto, molto bello. Mamma mia, guarda che tavolata. 1685 bar rifugio Boffalora bar, beh sì, sicuramente anche raggiungibile, sì, facilmente. Sì, sì, c'è anche una zona, un locale griglia, c'è un locale griglia. Diga pastorello, ma tu che c'hai la laurea in erbaciologia, sì, che fiori sono questi? Sti qua azzurri, aspetta, li filmiamo così anche il pubblico delle grandi occasioni può... Loro lo sanno già, aspetta. Cos'è? I fiordaliso, no, come si chiamano? Come si chiamano? Non ti scordare di me. Allora, col socio si stava facendo un po' il punto della situazione e abbiamo capito che noi eravamo qua sopra. Pappo, che stacchettino! Ti faccio i complimenti, io a me non me li faccio, te li faccio a te, va bene? Grazie, io li faccio a te. Grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Dopo due mesi, quant'era? Due mesi, sì, che non, sì, venivi più con noi. Sì, esatto, esatto. Non c'avevo più voglia, avevo già fatto già ho pensato di fare un altro canale che si chiamava Sentieri e QRP, ma poi ho lasciato QRP e Sentieri. Sentieri, quindi. E Valle Po. Stiamo terminando l'escursione. E facciamoci un giratino dentro Carcofro, che è molto molto bella e caratteristica. E, se non ricordo male, è caratterizzata anche dalla presenza di abitazioni in stile Walser, se si chiama così. Quindi molto
molto molto bella. Noi gambe per camminare ne abbiamo ancora poca, però pochi. Guardate che bello. Anche il lampioncino qua, Pappo. Questi qua, magari lampioncino, luce 3000, 2007, un po' gialla, io direi. Scegliene una, cioè. Guarda, è vero. Ma a casa devo battere le campane. Sì, esatto. Che ci può stare. Fontanella, dobbiamo riempire le borracce? No, vabbè. Annotatevelo nel caso in cui dobbiate eventualmente ricaricare le borracce. Proloco di Gruppo Walser, Libroteca. Guardate che bella la Libroteca di Carcoforo, in un punto di lettura dove si può leggere, dove si possono leggere dei libri che sono a disposizione. Tutto bello, pastore, in ogni caso mi piace tutto. Sì, però adesso pausa bar, Andiamo alla frangalla a vedere se abbiamo un caffettino e un dolcino, Il boss mi ha detto che c'è qualcosa di caratteristico. Ah, sì! Confessami qualcosa. Ha preso una sderna. Sì. Vabbè, in ogni caso adesso concediamoci un attimino di calma, ok? Andiamo a mangiare un piatto tipico di Carcoforo che è la... Viaccia. Lardo e toma. Lardo e toma. Con una birretta. Maledetto perché te non devi guidare. Boh, se cosa fa? Salutista. Perfetto, va bene. Allora, chiudo io la giornata di oggi, l'escursione odierna, perché Ricky è andato via. No, stai bravo. Non ti chiamo. Va bene, non valgo niente, ok? Io rimango qua, Rimango tipo le guardie, quelle lì così, vai. Stai qua. Allora, una bellissima giornata anche oggi, ci ha graziato fino adesso, sole ma non troppo, un bel tiro fin là sopra, comunque per essere una delle prime escursioni dell'anno, perché ha nevicato, piovuto, fatto brutto fino adesso, quindi non è che ne abbiamo fatte moltissime. Vero, vero. Provati dalla giornata, provati. Ci siamo rifocillati al bar La Frangalla, dove... il caro amico Hervé ci aveva consigliato di mangiare, di assaggiare le miacce, che sono del... ma non posso neanche dire piadine perché è diverso, comunque mangiatele. Noi abbiamo preso lardo e toma. Lardo e toma, la ragazzi, bomba. Andate, mangiate perché è veramente, veramente buono, ok? Pancia piena, quindi siamo pronti per il viaggio. E dai, è stato bello, confermo anch'io tutto quello che ha detto Pappo. Sapevamo che avremmo trovato un po' di neve, ma comunque tra sentieri, qualche pezzettino, comunque non pericoloso, siamo riusciti ad arrivare fino in cima. E il video, l'avete visto, è stato molto bello. Speriamo che la neve un pochettino si sciolga, che smetta di piovere, per regalarvi ancora tante nuove escursioni. Noi la voglia ce l'abbiamo, il tempo anche. Il problema è il meteo, non metteremo mai a rischio la nostra vita per andare a fare delle cose. Non riusciamo a collimare le due cose insieme. Ci proviamo. Oggi con noi non c'era Yuri. È vero, che salutiamo, ciao caro. Ma abbiamo chiamato da là sopra. Sì, così ci ha mandato a quel paese qua sotto, a Carcoforo, ok? E però, come le carogne, siccome non è venuto, noi abbiamo voluto proprio infierire. Vabbè, ciao Yuri. Dai, alla bene. Prossima allora. Dai, prossimo ci vediamo giro, la prossima volta, ok? Ciao cari! Non è l'8 di mattina, Ultima nota, il GoPro arresta video! Sei in palestra davanti allo specchio? C'è il sentiero qua. Aspetta. Che vallone era? Di sforzo. Porca io. Signori, è così. Sono in non ti scordare di me? Non lo so, tu me l'hai detto. Sì, quindi in inglese? Don't forget me. Dagli l'auricolare, togli il microfono! Dovevamo recuperare 2 mesi così di
niente, di nessuna escursione, eh? Abbastanza. Che chiusura di. Aspetta che devo tagliare. Sportivo, io. Tanto è saltata la trota, no?